Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo su un argomento che avevo forse precedentemente accennato, di cui sicuramente parleremo ancora, perché sono state realizzate tante pellicole diverse, più o meno con sfumature diverse, su persone che si trovavano a rivivere la stessa giornata. In almeno due casi, cioè un film di Albanese e anche un film di cui parleremo, anzi di cui abbiamo parlato, la persona deve sostanzialmente imparare qualcosa, imparare delle lezioni per se stessa, per la propria vita, e quindi continuerà a rivivere questa giornata finché non avrà imparato. Invece, per quanto riguarda questa pellicola, la questione è molto diversa. Prima di tutti stiamo parlando del film 50 volte il primo bacio, pellicola del 2004 diretta da Peter Segal. Anche questa volta il titolo originario inglese è leggermente diverso, abbiamo 50 first dates, cioè 50 primi incontri. Più o meno il concetto è lo stesso però. I protagonisti sono Adam Sandler, Drew Barrymore, e abbiamo poi, diremmo, un cameo di Dan Aykroyd, che è sempre ben accetto nei panni del dottor Keats. Adam Sandler interpreta Henry Roth, un uomo, un giovane, diremmo, un giovane uomo che non esita a spezzare i cuori delle donne perché con avventure fugaci, addirittura di una sera, di una notte, di qualche ora. E poi sparisce raccontando le storie più strane, dall'essere un investigatore privato, una spia, o di volta in volta inventa delle situazioni paradossali per giustificare le sue improvvise partenze. Tutto cambia il giorno in cui, a bordo della sua nave, perché lui sostanzialmente è un veterinario, con velleità però di navigare negli oceani, e la sua, diremmo, barca, ecco, si danneggia, e in attesa, diciamo, che venga trascinata a riva dalla guardia costiera, passerà il suo tempo in un bar. Diciamo che la storia è ambientata alle Hawaii, quindi lo scenario è magnifico. Soltanto che in questo bar, gestito appunto da gente del luogo, un po' ruvida ma anche di buon cuore, incontra una bella ragazza seduta a un tavolo, Drew Barrymore, nei panni di Lucy Whitmore. È un'insegnante d'arte, costruisce curiose sculture con i waffle o con i biscotti o con le cose che mangia all'interno del piatto. Legge un libro, fa cose che le persone più normali, insomma, farebbero all'interno di un bar. Rimane subito affascinato dalla sua bellezza, ma contrariamente alle volte precedenti, c'è qualcosa che lo ipnotizza. Quando sente questo desiderio, questo richiamo, cerca un modo per avvicinarsi a lei. Forse all'inizio con i soliti pretesti, ma vedremo che col tempo lui si affezionerà veramente a questa ragazza. Faranno amicizia, lei racconterà anche delle cose che riguardano la sua famiglia, un impegno che avrà nel pomeriggio, nonché cose che riguardano suo padre e suo fratello, quindi si aprirà a questo sconosciuto in una maniera abbastanza singolare, perché d'altronde erano pochi minuti che lo conosceva. Dopodiché lei parte. Non prima però di essersi dati l'appuntamento per la mattina successiva nello stesso bar. L'amara sorpresa che l'aspetta è che la mattina successiva
Lei sembra non conoscerlo. Dopo un primo momento di smarrimento, sarà una delle bariste, diciamo una dei baristi, a prenderlo da parte, evidentemente persone che da anni conoscevano questa ragazza e se ne prendevano cura, gli spiega che l'anno precedente, in un incidente stradale, il suo cervello era stato danneggiato, per cui aveva perso appunto la memoria a breve termine. Dopo il sonno della notte, la mattina dopo, lei sostanzialmente ripartiva da zero, senza aver alcuna memoria degli ultimi giorni. La sua memoria si è fermata al giorno precedente l'incidente, in cui era coinvolto anche il padre, ma che se l'era cavata con qualche costola rotta. Forse diremmo chiunque avrebbe desistito dopo una storia del genere, eppure c'è qualcosa che spinge Adam Sandler a cercare di far breccia nel cuore di questa curiosa ragazza. Non neppure le minacce di padre e fratello sembrano scoraggiarla, perché ovviamente anche loro sono protettivi nei suoi confronti, temono che gli uomini le spezzino il cuore, conoscono la situazione e loro stessi stanno vivendo una vita assurda da un anno a questa parte. Ovvero ogni mattina riprendono la finzione che sia sempre lo stesso giorno dove si deve festeggiare, quindi tutti i giorni la torta, tutti i giorni lo stesso regalo. Tutti i giorni le fanno leggere lo stesso giornale, le fanno vedere in TV la stessa partita, che ovviamente è registrata. E viene da chiedersi come possano veramente questi due uomini andare avanti così. È solo l'amore di un padre o di un fratello che possono spingere a fare questo. E quindi ci sarà una serie, diciamo, di dolci amari tentativi da parte di Adam Sandler ogni giorno di riattirare l'attenzione della ragazza con i pretesti più diversi, dal mazzo di fiori all'incidente stradale, il pinguino in mezzo alla strada che rischia grosso, e pretesti più o meno credibili anche nel bar. E lui sfida sostanzialmente il padre e il fratello, mostrando che lui ha veramente un sincero interesse nei suoi confronti. E loro si accorgono che la ragazza sembra aver fatto piccoli miglioramenti, ovvero ha iniziato a cantare. Non una canzone a caso, ma quella che lui gli aveva fatto ascoltare. Ma lui sul momento a questo non farà caso. Ci sono anche delle giornate in cui rivelano nuovamente a Drew Barrymore la situazione e lei ogni volta resta sconvolta, quindi le vengono mostrate le foto dell'incidente oppure delle videocassette e ogni volta è uno shock, per cui lei trascorre circa metà della giornata a fare i conti col proprio passato e con il proprio drammatico presente. Finché lei si renderà conto che per stare vicino a lei, lui sta rinunciando alla sua vita. E questo la porterà a fare delle scelte. Non vi voglio raccontare il seguito, il nocciolo del problema è questo. Provate solo per un attimo a mettervi o nei panni di lei, alla quale ogni giorno più o meno viene rivelata la stessa storia e ogni volta è presa dallo stesso scoraggiamento, dalla stessa disperazione, anche di non potersi costruire una vita, e poi provate a mettervi nei panni dei suoi parenti e dei suoi amici che da un anno, ogni santo giorno, rivivono anche loro la stessa giornata, cercando di tenerla protetta, tenerla al sicuro da tutto quello che succede nel mondo intorno. Ma questo non sarà sempre possibile. È un film ancora una volta che fa riflettere, io ribadisco, li scelgo appositamente per questo canale perché sono film che mi hanno dato qualcosa, in un senso o nell'altro. Drew Barrymore ovviamente è molto bella e valorizzata da una
splendida fotografia, diremmo. Diciamo che l'ambiente delle Hawaii sicuramente aiuta, con dei panorami mozzafiato già belli di per sé e una bella fotografia. Ancora una volta Adam Sandler mi ha stupito, non me l'aspettavo, avevo forse sentito il titolo di questo film senza approfondirlo e devo dire che è carino. Allora, ha degli spunti comici, questo va detto, sia perché ci sono dei personaggi abbastanza bizzarri tra gli isolani e sia perché buffi tentativi che fa lui di adescarla, di interessarla, ma è anche un film molto tenero in cui diciamo vince l'amore, vince l'affetto, vincono i buoni sentimenti, si piange e si sorride e sono due bei pregi credo per un film, quindi lo consiglio e spero che lascerà anche a voi qualcosa come è accaduto con me. Detto questo, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima su questo canale.